del governo e quello favorevole del relatore di minoranza. La votazione è aperta. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 430, votanti 415, astenuti 15, maggioranza 208, favorevoli 115, contrari 300, la Camera respinge. Siamo all'1.74. Gelmini, onorevole Palmieri, prego. Grazie Presidente. È stato più volte ribadito negli ultimi interventi delle altre componenti dell'opposizione, il governo. Scusi, onorevole Palmieri, io vorrei pregare tutti i rappresentanti del governo, siete in tre, se qualcuno legittimamente ha bisogno di parlare, si alza e va a parlare fuori, ma per rispetto a chi sta qua dentro, chi sta al banco del governo è gentilmente pregato di seguire. Grazie. Presidente, vorrei rassicurarla, fanno così solo quando parlo io. Prima sono venuti qua, adesso vanno là e ce l'hanno con me, non con il governo. Dicevo, in questo caso voi avete fatto ancora una volta una scelta discriminatoria, avete voluto scegliere tra precari e precari. In questo emendamento, come anche in emendamenti successivi, si ripone il tema degli abilitati TFA e PAS. Allora, noi abbiamo sentito in quest'Aula dire, ma è stata una voce dal senso sfuggita, che queste persone pagano il fatto di avere effettuato il TFA ordinario che ha voluto il ministro Gelmini. Noi sappiamo che certamente nel vostro cuore non c'è questo intento discriminatorio nei confronti di queste persone e spero che dal verbale traspaia la sottile ironia che c'è nelle mie parole, ma veramente voi avete fatto una scelta totalmente politica e discriminatoria decidendo di scegliere tra precari e precari. Per questo motivo, per l'ultima volta, sostenendo le posizioni di questi